La fabbrica delle cappelle della Via Crucis iniziò il 1° gennaio 1752 per volontà di Don Giovanni Gualini, che conferì l'incarico allo scultore ed intagliatore Beniamino Simoni, anche se l'idea fu di Don Pietro Belotti 20 anni prima. Per realizzare il lavoro, Beniamino Simoni si stabilì a Cerveno nel 1752 e lavorò alle sculture in legno e stucco per più di 8 anni. Nel 1763 la parrocchia affidò a Francesco Donato e Grazioso Fantoni la prosecuzione dell'opera, che fu conclusa nel 1869 da Giovanni Selleroni, scultore milanese. Alla realizzazione del santuario contribuirono però anche molti operai artigiani della valle, un addetto alla raccolta delle donazioni, il romito delle cappelle e in generale l'intera comunità locale, attraverso donazioni in denaro e di altri generi di consumo. Gli interventi di restauro in atto in questo periodo riguardano le balaustre, gli affreschi, le statue che, dopo la sistemazione dei basamenti e delle strutture, necessitano di puliture e coloriture. Sto operando la rimozione delle due sovrammissioni pittoriche che coprono, diciamo, la policromia originale. È un'operazione un po' delicata perché la policromia originale è una lacca, quindi un pigmento piuttosto prezioso e delicato, e perciò bisogna, insomma, lavorare con estrema cautela per preservare poi al meglio la policromia sottostante. Per gli affreschi, gli interventi sono necessari per recuperare le figure originali eliminando sovrapposizioni posteriori. E che deturpavano quello che è la rappresentazione di queste nuvole, di questi cieli. In questo momento stiamo effettuando la finitura di una pulitura che è stata fatta tradizionalmente con impacchi di polpa di carta e carbonato d'ammonio per rimuovere sporchi superficiali, ma soprattutto le ridi pitture. Sulle balaustre si stanno facendo interventi di pulitura delle verniciature, trattamenti antitarlo e antimuffa. Tutti gli interventi sono estremamente importanti. Perché ridanno dignità, soprattutto negli affreschi, a quest'opera d'arte, e ridanno questa ambientazione, questa scenografia che era completamente deturpata. Ora, secondo me sono importanti perché, appunto, rispetto purtroppo a tante riprese cromatiche, diciamo, le versioni originali sono veramente condotte con estrema perizia, con materiali molto preziosi, molto anche costosi all'epoca, e anche perché, appunto, sono proprio tecniche pittoriche proprie di quell'epoca lì. Quindi vedere un intaglio con una policromia, diciamo, coeva, è sempre, secondo me, interessante.